fiore del Carmelo, dolcissima signora, a te oggi si inchina quest'umile eremita. Vite generosa, carica di fiori, nettare rugiada per noi piccole api. Madre della mitezza, veglia sui nostri passi, sciogli ogni incertezza al fuoco dei tuoi consigli. Immacolato, cresciuto tra le spine, tua è la mia spada, la mia vita t'appartiene. Sono tuo cavaliere, ma fragile e inesperto, in furia la battaglia, stendi il tuo mantello. Fiore del Carmelo, dolcissima signora, a te oggi si inchina quest'umile eremita. Vite generosa, carica di fiori, nettare rugiada per noi piccole api. Madre della mitezza, veglia sui nostri passi, sciogli ogni incertezza al fuoco dei tuoi consigli. Giglio immacolato, cresciuto tra le spine, tua è la mia spada, la mia vita t'appartiene. Thank you.
Maria, figlia esemplare. Prima di diventare madre, Maria è stata innanzitutto figlia. Dio l'ha scoperta lì in mezzo alla gente comune, l'umile figlia di Gioacchino e Anna, impegnata ad aiutare l'anziana madre nelle faccende di casa o ad ascoltare con amore la saggezza degli insegnamenti del padre, che in lei veniva a realizzarsi di quei desideri per tanti anni sognati e sperati. In quella famiglia, lì a Nazareth, lei è stata figlia attenta e premurosa, beata nell'anima e bella nel cuore. Maria è stata una figlia del popolo, ne ha assorbito la cultura e il linguaggio, i ritornelli delle canzoni e la segretezza del pianto, il costume del silenzio e le stigma della povertà. Santa Maria, figlia esemplare e donna del popolo, oggi più che mai abbiamo bisogno di te. Insegnaci a condividere nelle nostre famiglie e con la nostra gente le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce che contrassegnano il cammino della nostra civiltà. Dona ai nostri figli una vita fatta di forte passione. Non farli rinchiudere nel recinto interiore che ci circoscrive l'esistenza in piccoli ambiti egoistici, invidiosa, incapaci di aprirsi agli altri. Fa che si appassionino alla vita perché è dolcissima. Tu, figlia esemplare di Gioacchino e Anna, conforta il dolore dei genitori per i loro figli che, usciti un giorno di casa, non ci sono tornati più, oppure sono rientrati trasformati perché travolti dalle tempeste della vita. Riempi i loro silenzi con la speranza, colma di pace il vuoto interiore. Dona la serenità a tutte le famiglie perché possano trovare sempre benedizione nei figli e nei figli dei loro figli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina del Monte Carmelo, prega per noi. Maria, fanciulla ebrea. Nel piccolo villaggio di Nazareth, Maria ha vissuto una fanciullezza comune alle sue compagne. La sua vita è stata innanzitutto sulla terra, non sulle nuvole. I suoi pensieri non erano incompatti in aria. I suoi gesti avevano come soggiorno obbligato i perimetri delle cose concrete. La sua era una vita comune a tutti, simile alla vita della vicina di casa. Beveva l'acqua dello stesso pozzo, si sedeva al fresco dello stesso cortile. In lei, anche se predestinata da Dio ad essere la madre del Verbo, non c'è stato nulla di declamatorio, ma tutto è stato preghiera. Come sarebbe bello se i nostri fanciulli, i nostri giovani, si facessero accompagnare da lei lungo i tornanti della vita, ascoltando la sua voce e tenendo stretta la sua mano materna. Santa Maria, dolce fanciulla ebrea, dona ai nostri fanciulli di custodire sempre un cuore puro come il tuo. Togli loro la tristezza di dover distogliere, crescendo gli occhi dalle cose belle della vita,
per timore che il fascino dell'effimero faccia depistare i passi dai sentieri che portano alle soglie dell'Eterno. Attraverso te, fanciulla bellissima, vogliamo ringraziare il Signore per il mistero della bellezza. Egli l'ha disseminata qua e là sulla terra, perché lungo la strada tenga deste nel nostro cuore di viandanti le nostalgie insopprimabili del cielo. Sapere che tu sei tutta bella è per tutti noi motivo di incredibile speranza e ci fa intuire che ogni bellezza della terra è appena un ruvido seme destinato a fiorire nelle serre del cielo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina del Monte Carmelo, prega per noi. Maria è sempre viva, e viva Maria, e lo Carmelo sei tu. E salvo porte fe, certo cammino, Maria lo Carmela, nostra regina. E viva Maria, Maria è sempre viva, e viva Maria, e lo Carmelo sei tu. E andare rose ste, la mattutina, e andare rose casa, dare luna. E viva Maria, Maria è sempre viva, e viva Maria, e lo Carmelo sei tu. Guarda come è la bontà divina, via dello miercoli, chi la digiuna. E viva Maria, Maria è sempre viva, e viva Maria, e lo Carmelo sei tu. Guarda lo miercoli, non gammarare, come a Maria lo Carmelo l'hai permesso. E viva Maria, Maria è sempre viva, e viva Maria, e lo Carmelo sei tu. Maria ha sperimentato quella stagione splendida dell'esistenza, fatta di stupore e di lacrime, di trasalimenti e di dubbi, di tenerezza e di trepidazione, in cui sembrano distillarsi tutti i profumi dell'universo. Ha assaporato pure lei la gioia degli incontri, l'attesa delle feste, gli slanci dell'amicizia, l'ebbrezza della danza, le innocenti lusinghe per un complimento,
la felicità dell'incontro con quel ragazzo, Giuseppe. Il loro amore, consacrato nello sposalizio, è stato un amore limpidissimo, fondato sulla certezza che se anche a volte i progetti di Dio sembrano strani, non possono essere delusi coloro che ripongono in lui la speranza. Santa Maria, giovane sposa e donna innamorata, se è vero, come canta la liturgia, che tu sei la madre del bell'amore, accoglici alla tua scuola, insegnaci ad amare. È un'arte difficile che si impara lentamente, perché si tratta di liberare la brace, senza spegnerla, da tante stratificazioni di cenere. Amare, voce del verbo morire, significa decentrarsi, uscire da sé, dare senza chiedere, essere discreti al limite del silenzio, soffrire per far cadere le squame dell'egoismo, desiderare la felicità dell'altro, rispettare il suo destino. Facci capire che l'amore è sempre santo, perché le sue vampe partono dall'unico incendio di Dio, ma facci comprendere anche che con lo stesso fuoco, oltre ad accendere le lampade di gioia, abbiamo la triste possibilità di fare terra bruciata delle cose più belle della vita. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Maria, regina del Monte Carmelo, Maria, donna coraggiosa, sarà stato l'effetto di quel non temere pronunciato dall'angelo Gabriele nell'Annunciazione. Certo è che da quel momento Maria ha affrontato la vita con una incredibile forza d'animo ed è divenuta il simbolo delle madri coraggio di tutti i tempi. È chiaro, ha avuto a che fare anche lei con la paura. Paura di non essere capita, paura per la cattiveria degli uomini, paura di non farcela portare avanti il mistero che si compiva in lei, paura per ciò che le avrebbe detto Giuseppe, paura per le incomprensioni dei compaesani. Quante paure! Maria ha avuto paura, ma non si è mai rassegnata, non si è mai lasciata cadere le braccia nel segno del cedimento, né le ha mai alzate nel gesto della resa. Una sola volta si è arresa, quando ha pronunciato il suo «Sì, avvenga quello che hai detto», e si è consegnata prigioniera al suo Signore. Santa Maria, donna coraggiosa, creatura dolcissima che nel tuo corpo virginale hai offerto all'Eterno la pista di atterraggio nel tempo, scrigno di tenerezza entro cui è venuto a rinchiudersi colui che i cieli non riescono a contenere, noi non potremmo mai sapere con quali parole gli rispondevi, mentre te lo sentivi balzare sotto il cuore, quali paure portavi nell'anima sul futuro di quel bambino. Il tuo coraggio ha permesso l'incarnazione del Verbo di Dio. Grazie perché, se Gesù l'hai portato nel grembo 9 mesi, noi ci porterai per tutta la vita. Infondi nei nostri cuori il tuo stesso coraggio per accettare la volontà di Dio, fonte della vera gioia. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Maria, regina del Monte Carmelo, prega per noi.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia. Sì, è stata lei la prima a posare gli occhi sul corpo nudo di Dio e l'ha avvolto immediatamente con lo sguardo. Eccolo lì, l'atteso delle genti, il salvatore del mondo, lambito dagli occhi di Maria, che scintillano come gemme. La prima a fasciarlo con la tiepida trama del suo sguardo, nella notte profumata di muschio e di stalla, perché il fieno non lo pungesse e il freddo non lo raggelasse. Fu lei, solo una creatura come lei poteva dare degnamente il benvenuto sulla terra al figlio di Dio, accarezzandolo con gli occhi trasparenti di santità e di dolcezza infinita. Santa Maria, Madre del Salvatore, grazie perché, curva su quel bambino, ci rappresenti tutti. Tu sei la prima creatura ad aver contemplato la carne di Dio fatto uomo. E noi vogliamo affacciarci alla finestra degli occhi tuoi per fruire con te di quella primizia. Ma sei anche la creatura della terra, che Dio ha visto con i suoi occhi di carne. E noi vogliamo aggrapparci alle tue vesti per condividere con te questo privilegio. Grazie, impareggiabile amica dei nostri natali, speranza delle nostre solitudini, conforto dei nostri gelidi presepi, senza cori di angeli e senza schiere di pastori. Perdonaci se i nostri sguardi inseguono altri volti, se corriamo dietro ad altre sembianze. Ma tu sai che nel fondo dell'anima c'è rimasta la nostalgia di quello sguardo, anzi, di quegli sguardi, del tuo e di quello del Salvatore. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre Regina del Monte Carmelo, prega per noi. Compare appena sullo scenario della salvezza e già la vediamo intenta a varcare i confini. Molto chiaro l'ordine trasmesso dall'angelo a Giuseppe. Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto. E resta là finché ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Il Vangelo non ci lascia neppure una riga di quel drammatico momento, ma non è difficile immaginare Maria trepida e coraggiosa, lì sullo spartiacque di culture così diverse. Come degli emigranti qualsiasi, la Sacra Famiglia si affida alla volontà divina e vive alcuni anni in quella terra straniera, adempiendo così l'antica profezia di Osea: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Santa Maria, donna di frontiera, noi siamo affascinati da questa tua collocazione che ti vede nella storia della salvezza perennemente attestata sulle linee di confine, tutta tesa non a separare,
ma a congiungere mondi diversi che si confrontano. In te, come dice la lettera ai Galati, giunge la pienezza dei tempi in cui Dio decide di nascere da donna con la tua persona, cioè si conclude un processo cronologico centrato sulla giustizia e ne matura un altro centrato sulla misericordia. Abbiamo bisogno di speranze, perciò mettiti al nostro fianco. Fa che non chiudiamo le frontiere del nostro amore ai fratelli bisognosi, che spesso vediamo come coloro che mettono a soqquadro le nostre antiche regole del gioco e ci fanno paura. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Fiore del Carmelo, dolcissima Signora, a te oggi si inchina quest'umile eremita. Vite generosa, carica di fiori, nettare rugiada per noi piccole api. Madre della mitezza, veglia sui nostri passi, sciogli ogni incertezza al fuoco dei tuoi consigli. Giglio immacolato, cresciuto tra le spine, tua è la mia spada, la mia vita t'appartiene. Sono tuo cavaliere, ma fragile e inesperto, in furia la battaglia, stendi il tuo mantello. Madre di tenerezza, chiave del paradiso, porta aperta al cielo, donaci il tuo sorriso. Piccoli cavalieri, armati di gioia e luce, di pace e di silenzio, perdono e comunione. Umili soli, d'amore e fuoco, solerti sentinelle, sospese tra terra e cielo. Io non mi chiamo più, mi chiama Salvio pure sei. Maria, moglie amorosa e sollecita. Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro. È bello pensare che la vita di Maria e insieme a lei quella di Gesù e di Giuseppe fu come la nostra, con le gioie e le preoccupazioni di tutte le famiglie. Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei dei momenti di incomprensioni con Giuseppe, del quale, taciturno com'era, non sempre avrà capito i silenzi. Come tutte le madri, ha spiato pure lei, tra timori e speranze, nelle pieghe tumultuose della crescita del figlio. Ma nella preghiera fatta insieme, ha ritrovato sempre la gioia della comunione familiare. Santa Maria, moglie amorosa e sollecita, roveto inestinguibile di amore, noi dobbiamo chiederti perdono per aver fatto un torto alla tua umanità. Ti abbiamo ritenuta capace solo di fiamme che si alzano verso il cielo, ma poi, forse per paura di contaminarti con le cose della terra,
ti abbiamo esclusa dall'esperienza delle piccole scintille di quaggiù. Tu invece, rogo di carità per il Creatore, ci sei maestra di come si amano le creature. Dona alle nostre famiglie l'armonia e la serenità, che tante volte sono allontanate dal focolare domestico, dalle preoccupazioni del mondo. Fa riscoprire alle nostre famiglie la gioia antica di contemplare Dio nella preghiera, perché il segreto della pace interiore sta nel saper perdere tempo con il Signore. Solo così il patto d'amore coniugale travalicherà il tempo, rendendosi eterno nel cielo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Maria, Regina del Monte Carmelo, prega per noi. Pronti? Un, due. Insegnamenti della Madre, con le dolci ed eterne parole dei profeti e dei salmi, dalle quali un giorno da adulto sicuramente Gesù avrà preso spunto per le sue parabole e la sua dottrina di salvezza. Sì, Maria, prima di diventare discepola del Figlio, è stata la sua prima maestra, custode della parola fatta carne, è diventata il vocabolario vivente da cui colui che ha parole di vita eterna ha attinto la dolcezza e la bellezza. Santa Maria, serva della parola, serva a tal punto che oltre ad ascoltarla e custodirla, l'ha accolta incarnata nel Cristo. Aiutaci a mettere Gesù al centro della nostra vita. Fa che ne sperimentiamo le suggestioni segrete. Dacci una mano perché possiamo essergli fedeli fino in fondo. Fa che la Sacra Scrittura diventi la norma ispiratrice di ogni nostra scelta quotidiana. Preservaci dalla tentazione di praticare sconti alle sue esigenti richieste. Rendici capace di obbedienze grandiose e metti finalmente le ali ai vostri piedi, perché alla parola possiamo rendere il servizio missionario dell'annuncio fino agli estremi confini della terra. Fa che alla sua scuola facciamo nostri gli insegnamenti di Gesù, testimoniandoli con l'esempio di vita. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina del Monte Carmelo, prega per noi.
O palo santo monte, che sta una gran signora, Maria re lo Carmono si chiama. E viva Maria, Maria è sempre viva, e viva Maria re lo Carmeno sei tu. Io qua cercarò, giungere donna, ti del cuore afflitto gelo sana. E viva Maria, Maria è sempre viva, e viva Maria re lo Carmeno sei tu. Maria re lo Carmeno sei nostra gran signora, benedici la campagna e i poveri peccatori. E viva Maria, Maria è sempre viva, e viva Maria re lo Carmeno Thank you.
ispiraci parole di coraggio. Aiutaci a comprendere che additare le gemme che spuntano dai rami vale più che piangere sulle foglie che cadono. E infondici la sicurezza di chi già vede l'Oriente incendiarsi ai primi raggi del sole. Santa Maria, Vergine del Meriggio, donaci l'ebbrezza della luce. Stappaci dalla desolazione dello smarrimento, ispiraci l'umiltà della ricerca. Riportaci alla fede che un'altra madre, povera e buona come te, ci ha trasmesso quando eravamo bambini. Liberaci dalla tragedia che il nostro credere in Dio rimanga estraneo alle scelte concrete di ogni momento e corra il rischio di non diventare mai carne e sangue sull'altare della ferialità. Santa Maria, Vergine della Sera, Madre dell'ora in cui si fa ritorno a casa e si assapora la gioia di sentirsi accolti da qualcuno, facci il regalo della comunione. Te lo chiediamo per il mondo intero, perché la solidarietà tra i popoli non sia vissuta più come uno dei tanti impegni morali, ma venga riscoperta come l'unico imperativo etico su cui fondare l'umana convivenza. Santa Maria, Vergine della Notte, noi ti imploriamo di starci vicino quando incombe il dolore e rompe la prova. Non ci lasciare soli nella notte a sammodiare le nostre paure. Anzi, se nei momenti dell'oscurità ti metterai vicino a noi e ci sussurrai che anche tu, Vergine dell'Avvento, stai aspettando la luce. Le sorgenti del pianto si disseccheranno sul nostro volto e sveglieremo insieme l'aurora. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Posso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. Figlio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, clemente o via, dolce Vergine Maria.
Alle nozze di Cana, con sua la presenza a quel convito di festa, Maria si presenta come colei che intercede la grazia per gli sposi, facendo sì che quel momento di gioia di una nuova famiglia e di tutti i convitati non si trasforma in una difficoltà per la mancanza di vino. Ella, da quel momento, esercita un ruolo fondamentale all'interno della storia della salvezza. Ecco lei che dispensa le grazie, che intercede, che ama con amore sconfinato, affinché la gioia della convivialità tra il Creatore e le creature sia assaporata già su questa terra, per poi realizzarsi pienamente nel convito eterno. Santa Maria, donna conviviale, guarda alle nostre famiglie in difficoltà, vittime degli uragani prodotti dai tempi moderni. Tante hanno fatto un naufragio, molte in crisi profonda di comunicazione stanno andando alla deriva. Intercedi per loro e aiutale a ricomporre gli antichi amori, ridesta i sogni di un tempo, riaccendi le speranze perdute. Ti preghiamo per tutti i popoli della terra, lacerati dall'odio e divisi dagli interessi. Ridesto in loro la nostalgia dell'unica mensa, così che distrutte le ingordigie e spenti i rumori di guerra, mangino affratellati insieme pane di giustizia. Pur diversi per lingua, razza e cultura, sedendo attorno all'unico convito, torneranno a vivere in pace. E i tuoi occhi di madre, sperimentando qui in terra quella convivialità delle differenze che caratterizza in cielo la comunione trinitaria, brilleranno finalmente di gioia. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina del Monte Carmelo, prega per noi. Maria, donna dell'ultima ora, il popolo cristiano, invocando Maria, le rivolge la supplica struggente: prega per noi, adesso e nell'ora della nostra morte. Perché? Innanzitutto perché Maria è l'esperta dell'ultima ora, in quanto fu presente all'ora del figlio.
ne visse da protagonista la peripezia suprema di morte e glorificazione, verso cui precipita tutta la storia della salvezza. Da quel momento lei è divenuta guardiana della nostra ultima ora e si rende presente in quella frazione di tempo in cui ognuno di noi si gioca il suo eterno destino. È vero che quell'ora, per la carica di ignoto che si porta incorporata, mette paura, ma con lei che ci attende alla porta del cielo, nulla ci separerà dalla visione luminosa ed eterna della Santissima Trinità. Santa Maria, donna dell'ultima ora, quando giungerà per noi la grande sera e il sole si spegnerà nei barlumi del crepuscolo, mettiti accanto a noi perché possiamo affrontare la notte. Disponici al grande viaggio. Aiutaci ad allentare gli ormeggi senza paura. Sbriga tu stessa le pratiche del nostro passaporto. Se ci sarà il tuo visto, non avremo nulla da temere sulla frontiera. Aiutaci a saldare con i segni del pentimento e con la richiesta di perdono le ultime pendenze nei confronti della giustizia di Dio. Procuraci tu stessa i benefici dell'amnistia, di cui Egli largheggia con regale misericordia. Mettici in regola le carte, perché giunti alla porta del paradiso, essa si spalanchi al nostro bussare. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina del Monte Carmelo, prega per noi. Viva Maria, Maria è sempre viva. Cresciuto tra le spine,
la mia vita t'appartiene. Sono tuo cavaliere, ma fragile, inesperto, in furia la